Allora, che sarà con noi tutta la sera. Quando vedete quest'uomo che guarda le stelle, non è che perché è romantico, no. Ma lo fa per lavoro, per lavoro, per aggiornamento professionale. Ladies and gentlemen, Paolo Fox! Come stai? Ciao. Che eleganza! No, è per lui la sedia. È per lui. È per lui. Eccolo ma per qua. Me, guarda dai, quanto, no, no, allora guarda quanto sei amato e simpatico, grazie, a tutti, grazie, Paolo. Grazie. Noi non possiamo. Prego, prego, accomodati. Tanto è appena uscito per Cairo Editore l'oroscopo 2020. Sì, grazie. L'avete preso in tanti. Sì, sì, sì. Tante, beh, io tante persone l'hanno comprato. Con la dedica addirittura. Quindi eccolo qua, lo guardiamo nella copertina. Grazie. Guardalo qua che sono. È in classifica, grazie. Ma scusa la curiosità, ma quanto tempo prima? L'estate. Cioè tu d'estate sai già tutto, sì, quello che succede l'anno dopo. Praticamente mentre gli altri vanno in vacanza, io non smetto già mai tu. Giugno, ma luglio, sbaglio, nel 2018 hai fatto quello per il 2019, giusto? Esatto, nel 2019 quello del 2020. Scommetto che un altro anno fai quello del 2021? Secondo me sì. Vediamo, visto che però tu vivi sospetto, con sei mesi di anticipo su tutto. Sì, ed è divertente perché poi lo verifichi, perché lì per lì il giorno dopo è facile. Invece a sei mesi di distanza. E ti hanno mai rigato la macchina perché magari hai fatto un oroscopo bello? Assolutamente. E poi invece non... lui è autore di una delle battute del secolo. Lui dice: quando la gente mi incontra non mi chiede mai come stai, ma come sto. Come disastro. C'era la fila nel camerino, io sono Ariete, io sono Pesce, io sono Toro. E io come sto? Non me lo chiede nessuno. Io avrei una domanda urgente da fare. La faccio adesso, subito. Non puoi farla dopo. È urgente. Un attimo dopo. Un attimo dopo, perché io prima volevo fare vedere una. Siccome tu anche stasera hai un vestito, diciamo, che solo tu puoi portare. Ecco, grazie, diciamo così, un colore bello che non saprei definire. Ma perché che taglia, scusa, è così strano, no? No, il colore. Un po', il colore. So. Diciamo che pensavo di sparire, che si vedessero solo gli occhi. Sì, sì. Cioè, sì, un pochino potrebbe essere. Insomma, azzurro cielo, ecco, cioè, azzurro cielo. Speranza. Speranza. Allora, noi abbiamo montato un video negli anni, il tuo look negli anni. Bellissimo, bellissimo. Ma tu già lo sapevi perché tu prevedi tutto. Certo, infatti vabbè, ho detto, speriamo. Vabbè, fingi di non saperlo, guardiamo. Dai, vediamo. Buongiorno. Oggi devo fare un'entrata così. Grazie, grazie. Non so se è di approvazione o di... Certo, di simpatia, di restituzione di simpatia. Allora, tu devi fare una domanda... Monica, a volte essere daltonici torna utile, nel suo caso. Tu devi fare una domanda... La domanda urgente, perché allora è una domanda un professionale, scusa, non è per me. No. Allora, io ho una macchina, una Passat del 2004. Sì. L'ho comprata a novembre, però l'ho immatricolata a dicembre, il 4 dicembre. Che segno zodiacale è? Sagittario. Sagittario. Allora, perché novembre è, diciamo, rappresenta un po' il concepimento. Se fosse Abarth sarebbe Scorpione. Questa l'ha capito solo chi ha avuto l'Abarth. Volevo dire, visto che la mia macchina è Scorpione, sì, no, è Sagittario. Sagittario, sì. E l'ho parcheggiata in terza fila. Sì. Secondo te quest'anno il Sagittario auto, come è messo con gli astri? Cioè, vado a spostarla o può rimanere... Secondo me è meglio che la sposti, perché il Sagittario è il segno dei viaggi, quindi può darsi pure che l'abbia presa qualcuno e spostata. Paolo, rimani con noi! Sagittari. Grazie, Paolo! Vado a grazie spostare a te. La... No!